ha poco più di 70 anni, almeno 40 anni di scrittura, più di 70 libri alle spalle, tra romanzi, saggi, libri di poesie, teatro, eccetera, ed è un nome ricorrente tra i candidati al premio Nobel, oltre ad aver vinto numerosi prestigiosi premi internazionali. Ha sperimentato temi e generi più diversi, narrando però poi sempre il lato oscuro dell'America, attraverso una scrittura sempre anticonvenzionale e tesa ad evidenziare delle tematiche che toccano soprattutto le derive psichiche dei protagonisti, dei personaggi che mette in scena. Le sue parole raccontano la fragilità dell'essere umano e portano i lettori a riflettere quasi in una sorta di dialogo tra appunto lettori e autrice sui temi della condizione umana, sull'amore, la morte, l'ossessione, la redenzione. Il tutto fatto sempre con una scrittura estremamente rude, priva di sdolcinatezze, tesa e spietata. C'è proprio nella narrativa della Oz l'instancabile esigenza, l'instancabile volontà di testimoniare il suo tempo, di testimoniare il suo paese, gli Stati Uniti, di cui ritrae immagini, sentimenti, storie, e emozioni e soprattutto quel lato carico di violenza spesso e di dolore che si nasconde dietro quella che è di solito l'immagine un po' edulcorata del cosiddetto sogno americano. Questo che presentiamo è La ragazza tatuata, pubblicato da Mondadori nel corso del 2012, ambientato in una cittadina sul ramo americano del lago Ontario ai giorni nostri. Joshua è il quarantenne scrittore, professore, docente universitario, solitario e introverso, che sta cercando un assistente per il suo lavoro. Incrocia la giovane Alma, la ragazza tatuata del titolo, che proviene da una famiglia povera, disastrata, è stata vittima di violenze, di abusi. È un personaggio che mi ha ricordato per alcuni aspetti la Lisbeth Salander della trilogia di Larson. Ebbene, tra loro non c'è nulla in comune, lei è completamente diversa dal mondo di Joshua, dalla sua cultura, non ha proprio niente in comune, eppure comincia un legame tra i due. All'apparenza banale, domestico, questo rapporto diventerà poco a poco sempre più avvincente, sempre più psicologico, drammatico fino alla tragedia, e toccando nel suo svolgersi quelli che sono i punti nevralgici, i nervi scoperti della civiltà occidentale. E ecco che arrivano i temi forti, arriva il tema dell'Olocausto, arriva il tema del rapporto tra verità e finzione nell'opera d'arte, nell'opera letteraria, arriva il tema della perversione dei rapporti e dei legami familiari. Sia Joshua che Alma sono due personaggi infelici, due personaggi delusi dalla vita, segnati e martoriati da ferite fisiche che non sono poi nient'altro che lo specchio delle loro lacerazioni, profonde lacerazioni interiori. Eppure entrano in contatto per condividere un destino che porterà entrambi a modificare radicalmente le loro esistenze. E il racconto della Oz diventa quindi non soltanto un romanzo sul pregiudizio, sulla violenza, sulle vittime, ma diventa anche un potente invito alla comprensione reciproca, un invito a capire, a studiare, a leggere, a educare, a uscire da un circolo vizioso, diciamo di ignoranza e di soprusi, per scoprire quelle tenerezze, quelle sensibilità
che ci sono, ma che spesso sono nascoste. Leggetelo, leggete questo romanzo perché davvero si rimane ammaliati dalla grandezza stilistica della Oz, dal fascino ipnotico proprio di una storia inquietante, di una scrittura che non conosce mai freni inibitori. Se vi piace, se amate veleggiare per il mare aperto dell'alta letteratura, leggete qualsiasi cosa vi capiti di Joyce Carol Oates perché non vi deluderà mai.